e la leggenda entra sul tatami di Coridonia. Yasuhiro Yamashita, lo vedete adesso sulla destra del teleschermo, gli speciali di questo campione in una esibizione contro uno dei più quotati maestri italiani. Si tratta di una esibizione, quindi vedete che Sottogari, grande facciata esterna, Idari o Sottogari, sinistra. Ecco qua il nostro campione che mostra tutta la sua dinamicità, velocità, eleganza. Nonostante il ritiro dalle scene agonistiche, vedete dalla sua posizione migliore, Yamashita resta uno dei più grandi maestri. Mario Veltri, comunque, in questa circostanza sta dimostrando le tecniche di caduta. È una tecnica con l'uso prevalente della gamba. Vediamo adesso Uchimata, tecnica speciale di Yuzuhiro Yamashita, colpire internamente con la sua gamba, ha proiettato, colpito all'interno. È una dimostrazione di tecniche ad altissimo livello, questo era uno dei colpi preferiti. Vedete, lo rivedete di quest'uomo che pesa 140 kg. 140 kg per Yasuhiro Yamashita. Tecnica speciale Uchimata. 140 kg decisamente ben portati. Vediamo adesso Ouchigari. Ouchigari, grande facciata interna. Con queste tecniche Yasuhiro ha vinto 9 volte i campionati del Giappone, e consentitemi, vincere un campionato del Giappone è molto più difficile che vincere un campionato del mondo. Ottima la tecnica di caduta di Veltri, che si è prestato volentieri a fare questo titolo da sparring partner 4 volte campione del mondo all'uno dei più grandi campioni degli ultimi anni a livello mondiale, e vedete ancora in piena efficienza nonostante il ritiro dalle scene agonistiche ormai da qualche anno. Ricordiamo che è sempre di esibizione, si tratta quindi di una esecuzione rallentata dei colpi. Sulle immagini dell'esibizione del grande Yamashita concludiamo il collegamento con Coridonia, augurando a voi tutti una buona serata. Aveva 16 anni e combatteva i vertici della sua nazione, per poi avere 15 incontri in pari. Taiyo Toshi, tecnica con l'uso prevalente delle braccia. Vedete, il judo sia una cosa